Buongiorno, avete presente quelle mattine, oggi è domenica 22 ottobre, buongiorno a tutti quanti, quelle mattine in cui tu litighi con la tecnologia e non funziona assolutamente una minchia? Ecco, questa è una di quelle mattine, non mi funziona FaceTime su Windows 10, non mi funziona sull'Android, vabbè, sono ritornato alla solita predisposizione con l'iPad che devo dire è l'unico che sembra funzionare con Mentions, con quindi la pagina di Facebook ufficiale. Vediamo cosa c'è oggi sui giornali, sarò brevissimo perché sui giornali oggi andate bene al mare se ci fosse bel tempo. In realtà è arrivata la pioggia, la nebbia, quindi siamo abbastanza sicuri che sta morendo meno persone, perché ci hanno spiegato che l'inquinamento uccide quante persone, non so, 15 milioni di persone. Tutte le minchiate che raccontano sono statistiche che non hanno nessun senso dal punto di vista scientifico. Ma di questo ne ho parlato nei giorni scorsi. L'inquinamento è arrivato ieri sui siti, un po' sui giornali. Oggi piove e non c'è più neanche una riga sull'inquinamento, come se fosse questa tragedia incredibile, l'inquinamento, se fosse l'epidemia del secolo, forse oggi converrebbe parlarne, ma in realtà non si tratta dell'epidemia del secolo. Chiudetevi in casa, chiudete le finestre e state belli barricati perché potrebbe arrivare un fulmine oggi. Questo potrebbe essere, secondo il principio di precauzione europea, il consiglio che il prossimo sindaco vi darà. Renzi attacca di nuovo Banca d'Italia dicendo che nessuno è intoccabile e ha perfettamente ragione, come sa bene lui, che è stato toccato dal voto degli italiani che il 4 dicembre l'hanno sconfessato nel referendum e si è dimesso, caso più unico perché è raro, vi sa simpatico, antipatico, ma questo è successo. Non vedo per quale cavolo di motivo al mondo, non riesco veramente a capire per quale motivo al mondo Visco, che non mi sembra che abbia correttamente o almeno sia stato così bravo nel controllare il sistema bancario italiano, non possa essere messo in discussione nel momento in cui, diamine, il 30 ottobre scade. Non mi sembra una lesa maestà. Il cavaliere Berlusconi oggi sulla stampa, in un'intervista a margine dell'inutile incontro dei giovani industriali di Capri, dice: la mossa di Renzi è improvvida, questo non lo so, ma dice, e sembra una ritorsione. Beh, io penso che ci sia una ritorsione. Condivido quello che ha detto ieri Sallusti in maniera favolosa, cioè che è incredibile che la Boschi, la Madonnina, come l'ha definita ieri, com'è che l'aveva definita? Belpietro aveva fatto un titolo micidiale ieri, che la Boschi si arrabbi con Visco perché non ha controllato e sanzionato a sufficienza suo padre che gestiva la Banca Popolare dell'Etruria. Quindi ci sta la ritorsione. Ma il punto fondamentale è ritorsione o non ritorsione. Vi sembra normale che il governatore della Banca d'Italia sia intoccabile? Vi sembra normale? Secondo me no, è toccabile. Ci sono milioni di motivi per pensare che questo sia toccabile. Certo, vi dicono la Banca d'Italia è intoccabile, indipendente, deve essere tutelata dagli ingressi della politica. Ieri abbiamo sentito che era addirittura una ferita superiore a quella del 79 quando arrestarono i vertici della Banca d'Italia. Ma di che stiamo parlando? Se nel 2005 avete deciso, cari politici, di rendere la nomina del governatore della Banca d'Italia non più papale, cioè non più a vita, ma per 6 anni, già in quel momento avete deciso che le nomine sono fatte sostanzialmente dalla politica, e quindi è lì che ha perso il primo indipendenza della Banca d'Italia, se proprio vogliamo fare i fenomeni. Mi viene anche da ridere perché, a proposito di intoccabilità, di campi, di prerogative, di opportunità istituzionali, ma vi sembra opportuno, come leggo oggi sui giornali, che la seconda carica dello Stato, non Pinco Pallino, non il segretario del PD, ma la seconda carica dello Stato, che si chiama Piero Grasso, che peraltro ha fatto il magistrato, si permetta di dire: guardate, se non. Il giudice non dà seguito alle denunce sui femminicidi, il problema è del CSM, c'è cioè una minaccia. Attenzione, giudici, che andrà al CSM la questione. Se i giudici non perseguono il femminicidio per motivi giuridici, beh, non vanno al CSM, ma seguono la legge. Se non perseguono il femminicidio perché hanno qualche interesse, è chiaro che vanno al CSM. È tautologico quello che dice Grasso: vanno al CSM perché stanno commettendo una irregolarità come si può dire, nell'esercizio delle proprie funzioni. Quindi quello di Grasso si chiama interferenza di un cacchio di politico, un politico che faceva il magistrato e che oggi è politico, che cerca di minacciare i magistrati nel fare il loro lavoro sulle femminicidi. I magistrati già lo fanno il loro lavoro sui femminicidi, e se non lo fanno già c'è il CSM. Come lo chiediamo questo? Brava Barbara, Grasso forse in cerca di visibilità per candidatura, dice Barbara giustamente, non ci prendiamo in giro. E allora, se quella di Renzi è visibilità per
il suo partito contro Visco. Come lo chiamiamo quello di Grasso, il grandissimo istituzionale Grasso sui femminicidi, se non visibilità per le proprie candidature? Oggi tutti faranno dichiarazioni per visibilità, lo sappiamo. Questo è il punto, ha ragione Barbara che è appena intervenuta e la ringrazio. Nel frattempo cose serie, perché tali sono nonostante si sembra che non siano, anche se non è detto che sia a favore o contrario, i referendum in Lombardo-Veneto, vediamo soprattutto su un dato, cioè sull'affluenza, cioè su quanta gente andrà a votare, questo sarà il dato sostanziale di successo o meno della Lombardia e del Veneto, e sembra che sulla Lombardia il tema sia che ci sarà molta meno gente rispetto al Veneto nel voto del referendum. E l'ultimo tema è ovviamente il primo dei giornali, ma che dobbiamo cercare di capire nei suoi sviluppi, è Madrid che sostanzialmente viene commissariata da Barcellona. È una specie di raggio a più stadi, quello spagnolo. Bisogna capire a che punto si ferma questo raggio, perché prima l'indipendenza, poi la sospensione dell'indipendenza, poi Madrid che commissaria riferendosi all'articolo 155 della Costituzione spagnola, poi a Madrid in Catalogna dicono questo è peggio del golpe fatto da Franco. Quello che bisogna vedere è quale sarà il dato finale di questa battaglia, che mi sembra molto pericolosa per la Spagna, soprattutto perché l'economia, che queste cose le fiuta, ha già deciso di scappare da una delle zone più ricche della Spagna come la Catalogna, perché l'incertezza, oltre a quell'incertezza tipica dell'impresa economica che ci sta nel vendere i propri prodotti e sperare che ci sia una domanda e che alla fine ti paghino per quella domanda, beh, l'incertezza economica aggiuntiva certo non fa bene alla prosperità delle imprese. Direi che per oggi è tutto, ragazzi, andatevi a leggere un bel libro, perché secondo me tanto altro sui giornali oggi non c'è, e devo dire, se uno proprio avesse voglia di farsi, diciamo, del male dal punto di vista culturale, riuscirebbe a capire bene tutta la questione di Visco, Berlusconi, Renzi, leggendosi un grande libro di De Soto, un liberale, diciamo, spagnolo, la cui teoria è molto affascinante, qualcuno la definirebbe iperliberista, ma ci racconta per quale motivo alla fine i banchieri sono per definizione sempre e comunque amici del potere. Ciao, buona domenica!